Allora, io ero figlia di un grande barone, mio padre, pluripremiato, noto in tutto il mondo, e Lucio, poverino, orfelino da quando aveva 7 anni. Allora, questa cosa che lui non aveva il padre, questo gap, a me mi intrigava molto e avevo pensato di scrivere una canzone sull'assenza del padre, che poi è diventata in realtà una canzone sulla madre, capito? E niente, tutto qua. E lui gli ha messo la musica e tra l'altro lui l'ha cantata, che allora era vietatissimo, c'erano tutte altre regole questi Sanremi, l'ha cantata al Teatro Duse e ha avuto un successo strepitoso, si chiamava Gesù Bambino tutto attaccato, poi dopo sono cominciate tutte le tragedie con la Rai, la non Rai, allora non si può riprendere Sanremo, bisogna cambiare questo, bisogna cambiare quell'altro, finché poi dopo Lucio esasperato ha detto vabbè mettiamoci la mia data di nascita, per cui è nato così, però non si chiama 4343 ma si chiama Gesù Bambino. Io ho cominciato a scrivere ste robe che chiamavo canzoni. E poi degli amici mi hanno detto: senti, ma se tu non torni a Roma, ma vai a abitare a Bologna, guarda che noi conosciamo Lucio Dalla, vai da lui, glieli porti, eccetera. Io sono tornata qua nel 64, ho portato questi testi a Lucio, abbiamo cominciato a fare le prime canzoni, Orfeo Bianco, Il Bambino di Fumo, Un uomo come me, eccetera, eccetera. Io sapevo esattamente Lucio come pronunciava le parole, sapevo esattamente come avrebbe mosso la voce, gli avevo proprio cucita addosso il gigante e la bambina, era il suo dopo Sanremo, era una canzone fatta per lui. Lui che fa? La regala a Rosalino. E io gli ho detto: ma guarda che Rosalino è troppo piccolo, non c'ha esperienza. Ah, ma perché tu? Poi Lucio aveva questa capacità di inventarsi delle cose, le più bugiardo, capito? Credo solo secondo a Fellini come bugiarderia. Sempre il magnifico dicendo: no, perché tu dalla tua posizione aristocratico, perché. Lucio, non dire scempiaggini. L'ho fatta per te, mo perché la deve cantare per primo Rosalino? Non esiste proprio.